Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su A Plague Tale Requiem. Io sono Glacier Sphere ed oggi affronteremo il capitolo 7 di A Plague Tale Requiem, il sequel di A Plague Tale Innocence. Qui troviamo subito dei rottami. Speravo in un collezionabile un po' più succoso, però giustamente siamo appena all'inizio del capitolo. Continuo a dire che la natura in questo gioco sia fatta davvero bene, però è pesantissimo questo gioco, eh. È pesantissimo. Ok, noi nello scorso capitolo avevamo trovato Arnaud, un soldato che aveva chiesto la nostra scorta per essere protetto dai topi, mentre lui ci avrebbe protetto dai soldati. Quella è l'isola? Hugo, you didn't answer. Stiamo anche cercando quest'isola. Let's go. We're not here to enjoy the view. Tell me where we're going first. To get your boat, I know someone. Who? A smuggler. Discreet ship. Fast. What you need. Great. More felons. Jess, get used to it. This is your life now. So if you want to get to Lacuna after the mess you've made, it's that boat or a 10-mile fucking swim. I can't wait to get on a boat. Huh. You see that? That is the right attitude. That is the right attitude. Ah, rifà pure il verso. Va bene. Proseguiamo. Dai, non posso correre più veloce di così. Forza. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di A Plague Tale Requiem e di questo capitolo nello specifico, il capitolo 7. E di iscrivervi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi caricamenti. Vi ricordo inoltre che sto portando avanti molte altre serie sul canale. Basta cercarne appunto nel mio canale su YouTube per vedere se c'è magari qualche serie di vostro interesse. Allora, vediamo se ci sono qualche collezionabile qui in giro. Non sembra. Can I? Misia? If you want, just stay in view. Come on, soldier. Charge! Ok, carina questa scena. If we had more like him in our ranks, we'd have pushed back the English a long time ago. What do you know of war? I was a knight back then, in Guienne. Oh, we're from Guienne. It was a waste. It was. Buono questi rottami. Continuiamo a cercare in giro per eventuali altri oggettini collezionabili, eh. Sapete che a me non piace rushare troppo nei videogiochi, non piace andare avanti troppo velocemente, piace godermi un po' l'esplorazione. Poi certo, magari non trovo tutti i collezionabili ovunque, però they won't come back soon. I could be a soldier. No doubt. Oh, I don't think so. One day he'll be big enough to choose. We'll see. Looks quiet. Someone lives here. I don't think so. I would live here. Right in front of the sea. Oh, tirato giù un pesce. Un coltello? Ottimo. Ottimo il coltello. Possiamo andare qui dietro volendo. Ma stiamo andando avanti qui, eh? È una cosa secondaria. Non posso fabbricare. Non posso prendere il San Nitro. Non posso proprio prenderlo. Non c'è altro che possa fabbricare col San Nitro a parte l'Extinguish. Quindi nada. Però voglio dire, non penso che si vada avanti da qui sinceramente. Forse qui c'è magari solo qualche collezionabile. Ok, c'è una piuma. Piuma degli uccellino. It has to be a seabird. A seagull? Probably. And now it's yours. Here. I love seagulls. Ok, la piuma l'abbiamo trovata in questo caso. Possiamo salire qui? Nope. Ah, mi pare anche abbastanza palese che ci fosse qualcosa. What? See? You're turning into one. Come, let's go back. Ok, mentre se noi andassimo qui invece. Possiamo prendere qualcosa qui dentro? No, non sembra esserci nulla, non capisco allora perché ci abbiano fatto tirare giù quel pesce. Se è completamente inutile.
here we are. Don't tell me that's your boat. Of course not, but it leads to it. See okay. that pole? There's a rope on it. Hold the boat from there while I push on my side. You think you can do it? Not sure. I might break. When you're ready. Aspettiamo un attimo, vediamo se di qua invece c'è qualcosa. Un collezionabile, qualcosa, nada. Nope. Premi Y vicino a un punto di ancoraggio per interagire con la corda. Poi tirare la corda per muovere o far scendere oggetti che vi sono legati, ok? Vabbè, basta tenere premuto, scusa, non serviva un tutorial allora. Giustamente i topastri. They like you, it seems. Ma cosa ridi? Ma stava per morire. Oh, come on. Fine, let's clear the way. I could make them move. Sì. Vai. Last time it didn't go easy, all right? Yes. All right. Vai qui. Ecco perché abbiamo fatto scendere i cosi. How do you do that? Done. Let's go then. They won't follow us, right? I don't know. How appetizing do you feel? Hungry bastards. No offense, Shorty. Perché dovrebbe offendermi, scusa? Quindi ora cosa bisogna fare? Non prendiamo più questo? Ti ha buggato il gioco di nuovo? Non credo, dai. Non si fa più nulla? Non sto capendo, ragazzi, ve lo giuro. Se si è buggato ancora, guarda. Sono tanto così da disinstallarlo sto gioco. Davvero non saprei cosa fare. Devo mirare qualcosa con la fionda? A parte che non con l'extinguish magari, ma con il sasso. Appunto, il sasso, ecco. Non sembra in realtà. Devo andare qui dentro magari, devo andare qui sotto. Per vedere cosa c'è. Attraverso la spiaggia. Ah, non prendiamo più la barca, ma per quale motivo esattamente? Yes, which means less soldiers. And we have the boy, no? I don't like this. Boh, non capisco perché non prendono più la barca. Cioè, i topi erano stati mandati via. Anzi, ci siamo addentrati noi in un posto in cui potrebbero esserci un botto di topi. Va bene. Ok, freccia, sempre utile. What? There are millions. Happy now? We're crossing anyway. Great. Don't be scared. Really? Hey, Shorty, they obey you. Just send them all into the sea. I can only control a few at a time. Oh, great. Ok, allora, lì dobbiamo accenderlo con la balestra. La accendiamo con altro fuoco, quindi iniziamo ad accendere quello là. Vai. Poi balestra con questo. Ok. Rimettiamoci la fionda e scendiamo. Ah, non posso riprenderlo perché mi sa che cioè, toglierei la... Ok, vasetto. Mi sa che ci stanno un po' suggerendo quello che dobbiamo fare qui, eh. Ma rimane il fuoco? Non rimane, appunto. Vabbè, ma dammi il tempo, scusami. Vabbè, volevo provare questa cosa. A quanto pare non rimane il fuoco se togli il dardo infuocato. Il che è strano perché dovrebbe incendiare... Cioè, me lo sono immaginato così a livello fisico, dovrebbe incendiare... qualcosa che c'è di sopra, quindi nel momento in cui poi tu togli il dardo, in teoria non dovrebbe essere recuperabile. Questo è vero. Però... Ok. Perché prima potevamo prenderlo e ora no? Vabbè. Allora, vai. Uno. Due. Alchemy. Secret recipe. I don't want a recipe, I just hope it holds. You'll see. Tre.
4. Ed ora dobbiamo usare il vaso per arrivare lì, immagino. Anche se potremmo andare anche di là per vedere cosa c'è. Là, di là mi sa di collezionabile, sinceramente. E forse potremmo riuscire ad arrivarci se Yugo potrebbe controllare i topi. Però dove possiamo mandarli questi? Non c'è modo di mandarli da qualche parte, giusto? Non ci sono esche qui. Possiamo prendere. Vabbè, possiamo andarla a prendere i bastoni e poi tornare giù per andare di lì. Giusto? Potrebbe funzionare. Allora, Yugo, i topastri, mandali tutti là. Non puoi mandarli? Dai, no, ma che scam. Posso mandarli da qualche parte di qui allora? Tipo, non so, di qui. Vai, 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 andate, andate, andate. State tutti qui, bravi. No, non si spostano comunque. Niente, dobbiamo usare il vaso per forza. Cioè, non c'è altro modo. Possiamo magari tirarlo. No, di là non ci arriviamo. Dovremmo sprecare tutti i vasi. Ok, saliamo qui. Avrei voluto andare di là però. Ah, guarda che c'è il passaggio. Easy allora. Andiamoci. Allora, facciamo un altro di questi e prendiamo l'alcol. Davvero non si può passare di qua? Aspetta. No, di là c'è solamente il cielo. Pensavo fosse qualcosa che si illumina. Ok. Up now, vai. All right, look. The caves keep going on over there. That's our path. So that's a shortcut to you. Yes, well, with those rats, I say we go back out. No, I'll lead the way. You follow and obey. As long as we make it out alive. This will help. That tiny stick. Just follow. Okay. Diana. Stay close to me. We're going. I'm trusting you here. Hey, don't squeeze. It won't make me go any faster. Sorry. Pretty hard to relax right now. We've done this a lot. Well, I don't envy you. Here we are. Okay. That's the word I was searching for. You really don't like rats. Nobody does, Shorty. Oh. Oh, no. What? What is that? It's a nest. Come un nido. We are. We shouldn't. It's that or stay here. A cart. Your smugglers must have abandoned it. I really don't see why. Non riusciamo a tirarlo, vero? Ah, ok, invece viene giù. Perfetto, vai, accendiamolo. Igniter. Poi. Direi di non fabbricarne altro perché stiamo sprecando anche l'altra risorsa, quindi l'alcol lo lasciamo lì tranquillamente. Non so quanto pare. Ce ne danno tantissimo di alcol. Quindi andiamo nel nido dei ratti ora. I'm not ready for this. The stench. What is that thing? It's my skin crawl. Allora, si può andare di sotto oppure. Like people. Oppure continuare di qui. Guarda qua cosa c'è. You said you lived in Guia. It all started. Va un po' indietro, grazie. You... Ah, non posso andare di lì col carretto, beh, giustamente. Allora, vai, fionda. Là ci sono degli attrezzi, quindi voglio andarli a prendere assolutamente. Questi forcieri qui grossi contengono attrezzi per potenziarsi. E anche un bel po' di materiali. Perché non mi fa prendere l'alcol? Ne ho appena sprecato un po'. Boh, va bene. Prendiamo anche la pirite. Ah no, rottami erano questi, va bene. E proseguiamo. Ok, carina questa ambientazione. Molto carina questa grotta, mi sta piacendo. Almeno un po' diverso dal solito villaggio medievale
che mi aveva anche un po' abbuffato le palle nel primo capitolo. Forza, forza, forza. Perfetto. Quindi questo è un nido dei ratti? Ah, però. I ratones, eh? Guardali qua. Dai, proseguiamo. Addiorno. Vai. Pieces of shit. You all right? No bite? I'm good. Except I'm stuck and they're looking at me like I'm a piece of roast meat. Hugo, we should leave now. What? Why? He's dangerous. So are you. And I'm even more dangerous. But we need him. E Hugo sta ragionando meglio di lei. I need you down here. I... All right, fine. Misia, look. The yellow crystals. Is that Pisanguis? You're right. It's back. Arno! Ah, finally. There are yellow crystals near you. Break one off and throw it to me. All right. I'm ready. Vai, Arno. Lancia bene, mi raccomando. On your go. Vai. Perfect. Che lancio perfetto. Ora può creare l'Odoris. Tieni premuto RB per aprire il menu selezione. Eccolo qua, l'Odoris. Allora, con il San Nitro, anche lui, ok. Vai. L'Odoris attira ratti nel punto di impatto dei proiettili per un breve lasso di tempo. Mira una superficie e lancia Odoris per far muovere i ratti. Ok. E lui dove lo voglio mandare, però? Cioè, dove voglio mandare i ratti? Qui sotto ci sono delle frecce. Aspettiamo un secondo, Allora. Ah, posso anche recuperare delle frecce. Aspettiamo un attimo. Prima di tutto i ratti li mandiamo lì, va bene? Dai, proviamo a mandarli lì. Ok, lui adesso andrà là sopra, immagino. Sì. Ah, vai, provala. Provala, vai. E alzi questo. Perfetto, sì. Anche se non so se devo usarla con l'Ignis, eh. Magari con l'Odoris anche questo. E attiro tutti i ratti qui. Forse no. Proviamo a mettergli l'Odoris. Anzi, prima con l'Ignis, tanto ne abbiamo un casino. In caso. Ok. Lascia andare pure. Ok. Ora lui può arrivare qui. A questo punto altro. No, non il dardo però. Non sprechiamo dardi. A questo punto quei ratti lì però sono intrappolati lì, giusto? Non c'è modo di farli passare. Prendiamo il dardo un secondo. Fabbrichiamo dell'altro Ignis. Ma perché l'alcol non posso più prenderlo, scusatemi. Ah, non sto consumando alcol per far bicare l'Ignis, va bene. Di qua vediamo se posso avere una visuale un po' più buona di quello che accade. Non so proprio come farlo andare avanti. Cioè, ho provato a tirare a caso qualcosa. Non sarebbe l'ideale, però, d'altronde. Sembra molto... Non sembra riuscire a fare qualcosa di diverso. Lì c'è della pece, forse. Cosa c'è lì sotto? Pece? No, forse solo acqua. Tiriamo l'ignifer. No, infatti l'ignifer lì non va. Ma se io tirassi... questo... Aspettate, proviamo a fare una cosa. Non posso muovermi un po' più di qua, vero? Per vedere meglio il bersaglio lì, no.
Boh, non, letteralmente qua è un trial and error perché non ha indizi su cosa potresti fare. Con l'odoris, infatti. Avevo pensato si potesse fare così, però avevo paura di sprecarlo. A questo punto, ragazzi, ricominciamo la sezione. Perché questo è puramente trial and error. Cioè, finora ti hanno sempre fatto vedere che tu devi usare l'odoris. Devi usare l'ignis su questo tipo di cose. Ed ora invece devi usare l'odoris perché sì, perché è il tutorial dell'odoris. Boh, va bene. Vai. Quindi quello rimane per sempre. Quindi l'odoris lì rimane per sempre, vediamo. Come è solo sangue? Don't worry, it's not dangerous. Are you joking? I'm burning these boots. Come on, you're almost there. Bloody rotten crap. I'm here. Yes. Ok. Feeling alive? I've been in 100 battles. Look death in the eye about as many times. But these little turds, they make me feel like a fresh recruit. Now you're trained. You're the patron saint of optimism. So, do you have any tricks left to keep us going? No, I don't see anything to shoot at, and I have nothing that would last long enough. No, no, we're getting out of here. Wait! I know! Shoot one of your flaming bolts at my shield. What? But it will burn! Does it look like it cares? All right. I'll do it. Ah! I felt that. Good. But when you're ready, quick, please. Let's go! Oh, we're doing this. Mark my words. Out of the way! Yes! Shoo! Look at the cowards crawling back to their holes! Ah! That's it! Fall back before the might of the wall! See, you're getting used to them. Yes, they're scared of you now. Bloody hell. Continuo a pensare che questo gioco qui sia troppo lungo per il ritmo che ha. Cioè, questo gioco è palesemente lentissimo. E averlo allungato così tanto pesa un po'. C'è anche banalmente. Allora, io penso, continuo a pensare che ogni capitolo sarebbe potuto durare benissimo la metà del tempo. Ma prendete ad esempio questo tunnel. Solamente questo tunnel che abbiamo fatto. Perché non hanno fatto durare 30-40 secondi quando avrebbero potuto farlo durare 10? No? Cioè, perché così tanto lungo? Did you get burned? I wouldn't say that. Just a good sweat. Let's keep going. Drop down! Go! Got it. Anche l'enigma nelle caverne. Avrebbero potuto togliere il primo e lasciare solo quello con l'Episanguis. Il ritmo ne avrebbe giovato, avremmo avuto un senso maggiore di novità. E invece, nada. Allora, qui possiamo magari potenziarci qualcosa. Abbiamo quanti attrezzi? 3. Beh, aspettiamo allora ancora un po'. Tanto non abbiamo bisogno di potenziare nulla in questo momento. Ecco, anche il fatto che i potenziamenti non siano molto appetibili non è proprio bellissimo come cosa. Siamo quasi lì. La sua hideout è sull'altra parte di quella boat. Sì, Sophia. The sea scorpion. She's the leader. She sounds scary. Less scary than those damn biters. We'll see when we meet her. Come on, one last effort. E un altro enigma. Allora, vediamo un po' cosa si può fare qui, eh. Si può usare l'Episanguis per andare lì. O addirittura per andare direttamente dall'altra parte. Iniziamo ad accenderlo. Ma con la fionda. Quello là. Tac, e uno. Poi. Come materiali in realtà siamo messi bene, non c'è bisogno di andare a vedere là. Non c'è proprio bisogno di andare a controllare là. Però ci serve... Tu, Yugo, puoi magari mandare via un po' di ratones. Puoi mandarli a qualche parte. No, qua di qua. Là ci sono dei nemici.
No, però non riesciamo ad andarli via così a lungo. Però noi possiamo passare ora, no? Buono. A bunch. Scum she gathered from all around the Mediterranean Sea. Sophia is their lighthouse. Pisanguis, ottimo. Dardo. Is she? A saint? Oh no. E là c'è un'altra chest, sì. Però non è quella quadrata in realtà. Anche se là c'è dell'altro Pisanguis. Posso accendere quella cosa? Ah, ok, posso accenderla. Buono. Vai, prendiamo. Ho paura che quella cosa lì scada. Paura che bruci non troppo a lungo. Quindi prendiamo tutto quello che possiamo prendere qui e andiamocene. Ecco qua. Tutti sanguis. E infatti inizia. Posso incendiare di nuovo? No. Dai, porco cane. Ok, devo essere più veloce. Magari posso incendiarla più volte? Vediamo, eh. Allora, rifacciamo questa cosa. Là. Poi, Ratones, venite con me. Vi porto a fare un bel giretto, eh. Andiamo qui sotto. Ok, va bene, state lì. Divertitevi. E andiamo qui. A bunch. Scum she gathered from all around the Mediterranean Sea. Sophia is their lighthouse in the dark. They see her as a saint. Poi. A saint? Oh no. Facciamo un altro po' di Ignis. L'Episanguis, teniamolo per adesso. O Doris, o meglio. Andiamo ancora con dell'Ignis lì. E bisogna essere più veloce. Vai. Ok, ed ora vediamo di accenderlo di nuovo. Ok, si accende di nuovo, perfetto. Perfetto, possiamo passare anche qui, ottimo. Stava per essere preso lui. Allora, possiamo prendere il bastone e andare di là, con la luce. Oppure provare ad andare lassù. Lì tecnicamente si può andare. Facciamo dell'altro Ignifer. Magari con un vaso si può andare lì. Vediamo, eh. Usiamo i sensi di ragno di questo. E facciamo di controllare l'orda di ratti qui. Mandiamola anche questa da un'altra parte. Allora, qua c'è una chest lì. Poi un coso qui da accendere. Posso andare a prendere quello là in fondo, magari? Vai, 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 vai. Tu non mi sembra avere una torcia, eh? No, ce l'ha, peccato. Peccato. Niente, allora. E non possiamo passare giustamente di qui. Forse però usando Odoris più pece lì posso andare lassù. Secondo me sì. Secondo me Odori è Ignis più pece. Quello ci permette di andare su, vediamo. Sì. Perfetto. Forse anche senza pece. Ok, ci ho guadagnato 5 rottami. Allora, iniziamo con Extinguish sulla fionda. Ma scusami, perché non mi faccio ammirare la fionda? Oh. È ovvio che mi veda lui ora. Ma però aspetta, lui ha... No, dammi questo. Lui non ha l'elmo. Beh, grazie. Ok, vai, mangiatevi lui. Tu invece hai l'elmo. Però magari posso tirarti un bel extinguish. Cosa sta facendo lui? È impazzito. Puta, ma... Vai, vai, ragazzi, ma che cacchio sta facendo lui? Beh, morirà. No, posso fare quello, dai.
stai fermo, mostro. Mi ha fatto sprecare. Quello là, allora, posso tirargli davvero l'extinguish però sulla fionda? Sì, però lui è vicino comunque al fuoco. Quindi sarebbe abbastanza inutile. Sarebbe inutile tirargli l'extinguish a lui. Ah, sei tornato qui magicamente, bravo. Sei davvero forte. Allora, proseguiamo di qui. Ok, abbiamo altri materiali. Beh, facciamo un altro extinguish, un po' di pece. Questo. Ed ora possiamo prendere materiali, perfetto. Ah, devo recuperarli, ok. Allora usiamo direttamente la balestra per andare qui sotto. Allora, Ignifer, balestra, vai. Buono. Così rimane acceso e posso prendere quest'altro dardo. Preso. Ecco, te ti prendo con l'extinguish e muori. Diretto proprio. Però ora il problema è quell'altro. Qui posso scendere in qualche modo. Cioè, so che ci si può arrivare da sotto qua. A te io ti tirerei molto volentieri. Aspetta, là. Posso tirare giù qualcosa? Allora, io a te appunto ti tirerei molto volentieri un vaso con del extinguish. Però non so se ci arrivo là. No, sei troppo lontano. Niente. Allora scendiamo un attimo, va. Tanto lui non può attaccarci. È corpo a corpo, non ha la balestra. Ok, abbiamo preso un po' di materiali. Anzi, rottami, che fa sempre comodo. Poi posso recuperare questo dardo. Possiamo anche andare qui. Ecco te. Extinguish. Ci arrivo là? Non ci arrivo, peccato. Beh, facciamo questo allora. Ok, hai fatto una cazzata, amico mio. Ma che cacchio? Oh! Arno, combatti per noi? Grazie. Niente, noi veniamo uccisi mentre c'era Arno lì che guardava. Si sa bene cosa. Allora, adesso noi potremmo, dopo aver sprecato pure un extinguish a caso, dato che Arno non si svegliava, potremmo tirare extinguish lì. Allora, tanto c'è anche una freccia da prenderci. Oppure tirare direttamente questo. No. Devo colpirlo dal lato? Da qui magari? Per questo dato là, buonanotte. Posso colpire qualcosa lì? No. Posso comandare i ratti allora? Però là ce ne sono un botto. Ah, tra l'altro Yugo non si ricarica la sua roba. Qua posso salire? Abbastanza inutile salire qui. Anche perché c'eravamo già. Ne vogliamo andare di là. Niente, devo usare il vaso per forza? Userò il vaso, che ti devo dire. Oppure, guarda, uso questo. Uso l'Odoris, lo tiro da qualche parte, tipo lo tiro lì. Tutti i ratti vanno lì. Ecco. Mi lasciano in pace. E io vado. Recuperiamo il dardo. Grazie. O comunque dei rottami. E saliamo. Poi qui. Allora. Qui.
sti cosi. Non posso colpire lo scudo. Non possiamo fare ancora la cosa dello scudo? Che sarebbe così semplice, no, eh? La pece potrebbe servire, ma anche no. Cioè, potrei ingrandire questo fuoco, ma servirebbe a poco. Perché tanto non ci arriverei comunque di là. Tu? Non ce la fai più, vero? Non ce la fai più. Anche perché dove li manderesti questi, tra l'altro? Manderesti a caso in giro? Boh. Non ho dei bastoni, non ho niente. Lì non si può scendere. Allora, di nuovo potrei usare i vasi, potrei usare l'extinguish. Ma usiamo l'odori, sai. Usiamo l'odori, stiriamolo lì e vaffanculo. Via. Abbiamo dell'altro Episanguis da prendere. Là possiamo farci della luce. Quindi direi di farcela. Tanto non ci mancano le risorse per questo. Usiamo il dardo, vai. Pam. Così là si libera un po'. E lui invece lo tiriamo giù con l'Extinguish. Extinguish sulla fionda. Vai. Ok, ora tu vai. Ci arrivi di là. Bravo, bugga tutto, bravo. Non ci arrivi, non puoi andarci. No, dai, che scam. Ah, ma l'han già divorato. Ok, l'han già divorato. Se l'han già divorato, a questo punto posso andare di qui? No, i topi ovviamente mi prendono. Uso un vaso? Però i vasi sono davvero così utili. Preferisco usare ancora questo. Lo tiro tipo lì. Tutti i topi vanno lì. Ah, solo uno. Ma dai. Buon, via. Ah no, incredibile. Boh, va bene. Quante orde di topi ci sono esattamente qui? Aspetta, ricomincia sezione. Non dirmi che mi fa ricominciare dall'inizio di questa parte. Dove sono esattamente? No, dai, all'inizio. No, dove sono qui? Ah, mi ha fatto respawnare qui? Beh, grazie. Ho buggato il gioco, ragazzi. Cos'è un dardo? E ho ancora tutte le mie risorse. Beh, è meglio di così. Il dardo lì l'ho già tirato, però no, non l'ho ancora tirato lì il dardo. Posso passare con la luce qui se lo tiro lì? Magari tirandoci anche della pece? Che dite? Proviamo? Proviamo a fare combo pesto più pece. Ah, tu arrivi così? Perché non ti ho ancora ucciso? No, 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 vai di fionda. Con l'extinguish. Ecco fatto, muori. Non muore? Dai, i topi non lo uccido. Eppure è buio, eh. Eppure è buio. Vabbè, aspetteremo che arrivi qui. Arnaud? È tutto tuo. Arnaud? Oh, Arnaud. Cazzo fai? Arnaud? Boh. Arnaud? Non voglio usare un coltello, sinceramente. Oh, vai, Creta. Mi ha liberato la strada, quindi? Oh sì che mi ha liberato la strada, più o meno. No. Comunque ci sono ancora i topastri. Proviamo a usare la pece? Vediamo se va. Sì, va. Vai. Recuperiamo il dardo, grazie. E andiamo avanti. Tanto qui i topi non arrivano. Non ho recuperato il dardo, in realtà ho preso dei rottami. Va bene. Allora. Qui si va avanti, immagino. Perfetto, mi ha confermato che si va avanti. Quindi di qua c'è qualcosa, sicuro. Collezionabile o roba.
Oh, buono, c'è un bel po' di rottami sicuro qui dentro. Io ho ottenuto il coltello, quindi giustamente avrò il premio. Non l'ho usato per uccidere le guardie. Ah, guarda quanta roba, eh. Non vorrei recuperare quello, però. Vorrei prendermi i miei rottami e basta. Ecco qua, quanti rottami? 5. Vabbè, recuperiamo. Meglio di così non possiamo fare. Abbiamo un attrezzo ottimo. Possiamo magari prenderci qualcosa, no? Questo è abbastanza inutile. Questo è relativamente inutile perché conta solo nel combattimento. Questo è inutile perché tanto possiamo uccidere tranquillamente i nemici con la fionda. Certo, questo ci permette di non farci individuare, però. Risorsa alchemiche aggiuntive non è niente male. Non è per niente male questo. E quasi quasi lo farei. Questo no, abbastanza inutile. Prendiamo lui. Ok, come un finale abbiamo cintura con borselli. L'aggiunta di borselli alla sua cintura consente a Namissa di trasportare pirite e coltelli aggiuntivi. Anche questo non è male. Ok, abbiamo fatto il potenziamento che volevamo. Proseguiamo. Vai, vai, vai. Tra l'altro si abbassa da solo se ci vai senza abbassarti. Ah, stavamo aspettando Arnokia come al solito, lento come una lumaca. Ok, proseguiamo. Water. The hideout is just at the end. No. Cosa no? I'm scared of the waves. Oh, come on. It's just seawater. Look. She's right. Hugo, please. I'm tired. Ma prendetelo in Just braccio, no? think of your island. We're almost there. Can't you argue later? Don't you start to. I'll take your hand. Enough. I'll carry you all the way and that's it. Ecco, ci voleva Good. tanto. There you go. Lord. Is that high enough for you? Look, you're not even touching the water. Yes. Well, every day can't be easy when you're that small. Anche questa cosa che Depends loro on the hanno fatto day. questa andatura così You're still lenta. scared. Nell'acqua alta, nel Now fango, you nella know why they call merda. me the wall. Cioè, per carità, è Because you're realistica, like a ma a livello di ferret. videogioco è una Exactly. noia mortale mettere in Nothing gets situazioni di past questo me. tipo. And your shield looks like a wall too. Anche perché i dialoghi How are they questo going back there? non sono It's all molto fine. interessanti. Now that he's calmed down. Cioè, sono abbastanza cioè, basilari. No? Well, thank you, Anna. Yes, thank you. Time to meet the sea scorpion. Vediamo I questa know you like to lead, scorpione del but mare. I'd better pass first. Well, be my guest. Poi potrei mettere il doppiaggio in francese dal prossimo episodio, perché in inglese non mi sta piacendo troppo, devo dire la verità. It's me, goddammit. Let him pass. Oh no. Even those rot-eating rats didn't want to. I've had help. Look at that. I like the new crew. This is Amicia and Hugo. The small one has potential. The big sister still needs to be tamed. Try that. You see? I see you left your mark on her already. Don't be ashamed, sweetheart. It suits you. What do you want? Your boat. We need to go to Lacuna. No questions asked. We're done, Arno. The Count's army is on our back. And thousands of rats are shitting on my doorstep. This place is over. I'm disbanding the crew. Then come alone. Sophia, you owe me.
All right then. The call of the sea it is. I need some time off. Who cares? One thing though. Go on. If you ever hurt her in front of me, I'll kill you. Deal. By the way, the Count's men put my boat in dry dock. Oh, the call of the sea, huh? That part is so true. I need a word with my crew. Go ahead to the village. My boat is there. I'll join you. Sure. Let's go. So, it's that time of year when you quit everything. I'm afraid it's for good this time. Sure. We'll play jacks and wait for you to come back, as always. Proseguiamo. Abbiamo conosciuto anche lo scorpione di mare. Yes. Must be a heat storm. You see the light? It's the lighthouse from the fisherman's village. Sophia's boat is there. Are we really going to sail in this weather? Hey, who are you? Damn, don't. Stay here. What are you doing? Hey! Fortissimo Arnaud. Now we've done it. There's another one coming. So what? I'll take care of him. Say the word. Command and I'll execute. Lord. Bye. He's all yours, Arno. Sorry. Losing was not an option. Ora allora abbiamo il cheat praticamente. It's what I do. I can see that. Mind the drop. Uh-huh. Abbiamo il trucco per battere tutti i soldati che vogliamo, non dobbiamo più nasconderci. Allora, vai a prendere lui, grazie. Let's fight. I'll be quick. Andiamo a cercare nel frattempo risorse varie. Tanto Arnaud penso che possa combattere quanto vuole, no? Non avrà alcun problema. Vai, vai a ammazzare tutti. Io intanto qui cerco. Ammazza anche lui, grazie. Sì, sì, intrusi, intrusi. Vai, combatti anche lui, grazie. Anzi, lui potremmo ucciderlo direttamente noi, in realtà. Con un bel sassolone in testa. Niente, l'ha fatto lui. Combatti anche quello là in fondo, vada che ci sei. Forza. Grande. Io intanto prendo vari drop qui in giro. Vado a cercare anche altre risorse. Qui si poteva fare tranquillamente stealth volendo, ma ragazzi, lo stealth di questo gioco è una palla clamorosa, posso dirlo? Sei lentissimo. Ci sono un botto di nemici in giro, devi aspettare. Aspettare, aspettare, aspettare in continuazione. Che due palle. Vai. Due contro uno ce la fa però. Il rumore dello scontro attira i nemici vicini. Aspettate, eh. Due contro uno però è un po' troppo effettivamente. Devo aiutarlo? Aspetta, tu però posso ucciderti con la fionda. Ecco, fatto. Allora, facciamo in modo che loro... Cosa fa Arnaud? Ma sei un pazzo! Arnaud! Colpisci? Ah, quindi c'è un limite, cioè non puoi più... non puoi abusarlo. No, ora combatte. No, non voglio usare... Vabbè, vai. Vai, pialo. Bravo. Ed ora lui. Grande.
Vai, facciamoci un po' di questo. Troppino? Nope. Ne essere qualcuno da uccidere noi. Magari senza l'elmo. Ehi tu, fatti vedere. Bravo. Che sei senza elmo. Bravo. Ok. Vediamo se qui sopra c'era qualcosa di utile da prendere. Una freccia, va bene. Sono pur sempre rottami. E si può arrivare qui. Combatti contro di lui, grazie. Riesco a prendere quello là. Ma l'elmo, giusto? Devo andare ad aiutarlo, altrimenti è un casino. Ok, lui invece deve usare i sassi, come abbiamo visto, per togliergli l'armatura. Crepa. Grande. Prendiamo tutti i loro drop. E a questo punto diamo un'occhiata in giro, eh. Là c'è un baule per le risorse, però noi prendiamoci tutto quello che vogliamo. Qui... ah, i ratti pure c'erano. Per usarli contro i nemici. Va bene. Pure. Vabbè, qua ci hanno dato l'opportunità di divertirci un po', eh. Meglio così, meglio così. Vabbè, prendiamo tutto. Facciamo un altro po' di questo. Un altro po' di questo. Sfruttiamo questa occasione per riempirci le tasche. Torniamo in su di qua e diamo un'occhiata dall'altra parte per vedere se c'era qualcosa. Poi non so se il talento della lotta viene aumentato, venga aumentato nel momento in cui facciamo combattere Arnaud, ma non credo, perché non siamo noi a combattere. Ecco, andiamo a vedere qui sotto se c'è qualcosa di utile. Aha, tu hai delle risorse. Della resina, sempre molto utile. Tu? Aha. Un coltello? Ottimo. Coltello sempre comodo. Mentre di qui poi verremmo, penso, chiusi dai topi, no? Immagino che qui ci siano i topi poi. E infatti si arriva ai topi. Però magari qui possiamo prendere qualcosa. Davvero non c'è nulla. Possiamo passare di lì però. Aha. Guarda lì. Abbiamo trovato un baule di quelli grossi. Oh yes. Oh yes. Altro attrezzo per potenziare la roba. E rottami. E un botto di materiali. Ottimo. Poi invece qui cosa abbiamo? Niente, sembra. Questo è il classico. Oh, attenti qua. Di là non penso ci sia più nulla. Dobbiamo semplicemente andare nella caverna ora. E dai, ci si è riempiti le tasche. Letteralmente. Cioè abbiamo preso un botto di roba qui. Ottimo. Oh, attenzione lì. Alta. Allora, possiamo fare questo qui. Possiamo fare così. No, senza fionda. Con la mano. Grazie. Vai a vedere, vai a vedere. Bravo. Controlla, controlla. E mo tu lo combatti. Sorry, losing was not an option.
Ok, e mo combatti pure lui. Perfetto. Ci siamo liberati. Per magari delle cose qui da prendere. No, qui potevamo tranquillamente fare la stealth. Ma perché non ammazzarli, voglio dire, questi stronzi. Allora, là c'è un tizio in armatura e ci sono altri nemici in giro. Ah, guardalo lì. Sì, guardalo lì. Allora, Arnaud, tu vai lì, grazie. E tu invece ti distraggo. Mentre Arnaud fa quello che deve fare. Allora. Ah, così? Diretto? Senza nemmeno togliergli l'armatura? Ma sei fortissimo, Arnaud. E non droppi nemmeno niente, che vergogna. Che vergogna non droppare nulla. Ok. Penso che di lì si vada avanti, mentre di qui possa esserci qualcosa di secondario. Tu hai droppato, bravo. Resina. Di qua per me c'è qualcosa di secondario, ci sono dei rottami infatti. E volendo si scende. Ah, si arriva dietro i topi. Vuol dire di scendere. Vediamo cosa c'è qui. Altra barca. Con altre risorse. Buono. E là c'è un altro, ci sono altri due guerrieri. Altri tre guerrieri. Aspettiamo un attimo allora, eh. Vediamo di fare le cose per bene. Ce n'è uno che è senza elmo. Quindi può essere facilmente buttato giù. Ah, tu mi vedi? E ce ne sono 4 in realtà di guerrieri, quindi qui aspettiamo un attimo, eh. Diamo un'occhiata magari qui dietro. Vedere se possiamo aggirarli magari. Forse era questo l'aggiramento in realtà. Cioè questa era la via per aggirarli. Però diamo comunque un'occhiata dall'altra parte. Tentar non nuoce. E mi sa che arriviamo esattamente in questo punto qui, sì. Però con una visuale migliore, nettamente migliore. Allora. Sono dei topastri, è vero, possiamo prendere i topi là però. È vero, posso andare di là a prendere i topi. Prendiamoli subito. Ah, non posso salire, mannaggia me. E scendiamo allora. Tu mi vedi? Sì, mi vedi. Non riesco ad andare a prendere quei topi là, vero? No. Cavolo, ero di là con i topi, l'avrei fatto in 2 secondi, perché non ci ho pensato subito. Tra l'altro Arnaud è fuori palesemente, ma non lo vedono. E passiamo. Sperando che il tipo là in fondo non ci veda, anche se prima ci vedeva. Appunto, ci vede. Ok, siamo tornati qui. Ora noi possiamo prendere i topi, in teoria. Vai, prendili e andiamo. Dovremmo riuscire ad arrivarci da loro. Ecco, andate ovviamente da questo, che è il più grosso. Poi da questo.
Ed infine da loro. Ah, è vero che non possono passare i dislivelli. Eh sì, guarda, proprio intrusi. I vostri intrusi si chiamano topastri. Pantegani si chiamano. Ci arriva alla fine? Ok, perfetto, basta. Ottimo, easy. Droppino? Dai, ma nessun droppino. Che mostri che siete. Davvero, non c'è nessun drop. Zero. Infami. Proseguiamo allora. Vabbè, Arno e Yugo stanno facendo amicizia. Stanno facendo amicizia. Talento lotta sbloccato, ripresa. Vediamo. La pioggia sta... Amicia mantiene la calma quando viene attaccata e si riprende più rapidamente dai colpi. Vabbè, abbastanza inutilino. Altri nemici anche qui. Beh ragazzi, questo penso sia palese a questo punto la critica che stavo facendo su... sulla lunghezza dei capitoli. Cioè, durano troppo questi capitoli. Niente, non posso più usare il suo potere. Posso rompere la loro fionda, sì. La loro torcia. Buono. Vai. Sorry. Losing was not an option. E poi pure lui. Grazie. Perché ha bruciato tutto, possiamo prendere della roba. Lo zolfo. Qui sicuro ci saranno dei collezionabili in giro. Comunque delle risorse, sicuro. Andiamo qui dentro. Provato. Alcol. Là dentro c'è altro. I topi stanno mangiando lì, quindi non ci attaccano. Ah no, questo è solamente per attirarli. Peccato. Però abbiamo della abbiamo una freccia. Buono. Rottami. Di là non c'è nessuno? Andiamo a vedere. Ah, fiore? No. C'è un soldato da qualche parte però. Oh, va bene. Questo appunto si usa ancora per attirarli. E qui abbiamo altre risorse, ottimo. Noi continuiamo a prenderle, eh. Così poi nelle fasi un po' più enigmatiche abbiamo le risorse per poterle superare in agilità, in scioltezza. Da qui dentro non c'è nulla, ma che tiriti che sono. Non possiamo salire di qua, immagino finisca la mappa. Eccolo là, il soldato. Però è senza elmo lui. Sei senza elmo, lo sai? Boh, se te ne vai in giro così a caso, sei senza elmo. Dovresti aspettartelo certe cose. Ok, prendiamo un po' di rottami. Lo zolfo. Tu non droppi nulla, però qui c'è un'altra scatoletta. Vai. Buono, ci stiamo rifornendo davvero alla grande. Qui dentro abbiamo già depredato? Mi sa di sì. Perché poi siamo andati lassù, sì. Qui però no, credo. Esattamente. Vai, altro salnitro. Sono altri soldati? Ne ho sentito uno parlare, quindi sicuramente qualcuno vicino c'è. Altro baule qui.
però non è di quelli grossi, quindi ci accontentiamo solamente di qualche risorsa. Però dei rottami non fanno mai male. Ah, guardalo là. Ha l'elmo lui? Beh, ha l'elmo, ma possiamo rompergli la torcia. Ecco. Però qui non possiamo scendere. Potremmo scendere, a dire la verità, se usassimo la pece su quel coso. Però ci conviene davvero? Beh, lì c'è il baule gigante. Quindi sì che ci conviene. Allora, tonno, tutto per voi, Topi. Li ho tirati tutti? Buono. Buonissimo. E qui però mi serve qualcos'altro per riuscire a depistare i topi. Perché là non ci sono andati tutti. Non era abbastanza. Magari un bastoncino, qualcosa. Ah, qui abbiamo già esplorato. Siamo appena scesi, infatti. Ricordiamoci che là c'è il baule che vogliamo andare a prendere. Qui abbiamo già esplorato. Scendiamo allora qui. Qui dentro. Da non c'è nulla. Ah, no, ok. Va, rottami. Pensavo in un vasetto, invece nada. Speravo in un vasetto. Proseguiamo di qui. No, siamo tornati su. Mannaggia me. Scendiamo allora. Ah, altro soldato che non ha sentito nulla. Ciao. Vai. Tutto tuo. Aia, quello è pesante. Il soldato. Vai a prendere anche lui. Droppino. Allora, io voglio semplicemente togliere l'armatura. Ecco fatto. Bella lì. Penso che abbiamo eliminato tipo tutti i soldati di questa zona. A questo punto voglio andare a prendermi quel baule prima di scordarmelo. Allora, vai, recuperiamo il dardo. Qui dentro non c'è nulla. E sì, userò della pece magari. Quella pece dovrei riuscire a mandare dietro. Oppure un banale Odoris. Seppur la pece magari potrebbe funzionare pure di più. Vediamo, Sì, li ha mandati via. Come faccio a salire lì però? Ah, devo andare dall'altra parte. Oppure devo rompere quello. Devo andare di là e tirare di là, ok. Stupido io che pensavo di poter salire subito. Invece no. Devo seguire la corda, andare qui. Ecco qua. Prendere questo e tirare. Vabbè, ho buttato via un po' di pece, dai. Poco male. Ora però devo essere veloce, altrimenti devo ricominciare tutto se perdo qui, E non vorrei farlo, sinceramente. Non vorrei proprio farlo. Tiriamolo Doris. E prepariamoci a tirarne un altro. Quanti? Ok. Vai. Altro Doris. Prendiamo tutto e via. Ok. Buono. Buttato via due Doris, ma ne valsa la pena. Ne stravalsa la pena. Ok, si può proseguire. Qui sotto non ci sono topastri.
Quindi possiamo andare. Vai, scendi. Poi rimettiamoci il sasso per ogni evenienza. E qui sotto ho visto altre risorse, ecco che. Resina, buono. Ok, siamo arrivati alla fine qui, immagino. Look safe. Yes, it'll do. It's there. Amicia, can we go see it even without Sophia? I don't know, Hugo. I can take him. Get some rest. It will be fine. We'll be just there. Set the rats on him if he's not nice. Yes. Don't be so happy when she says things like that. We just met, and I already owe you. You don't owe me anything. You don't make the rules. Fine, we can be friends if that helps. Let's try. But you'll end up wanting to kill me too. Quindi non è ancora finito il capitolo. Ok. Leggermente lunghetto. Però ascoltatemi ragazzi, cioè, se loro avessero tolto quelle parti stealth iniziali, avessero lasciato solo l'ultima, quella che abbiamo appena fatto, che è molto più carina di tutte le altre, anche a livello di mappa. Ci sono più livelli, puoi andare sopra e sotto, un botto di case in cui nasconderti, tanti soldati nemici diversi. Non sarebbe stato meglio, invece di disperdere così tutto in un capitolo lunghissimo senza alcun motivo? Qui non c'è nulla, nada. Oh no, where's Hugo? I'm here. It's amazing. What are you doing outside? Get in the cabin, you're soaked. Yes. To the cabin. Ecco, bravo, vai nella cabina, so, Hugo. How do we get this thing into the water? Go and lift the anchor with Amicia while I check the route to Lacuna. It's the crank at the prow. Leave it to me. Yes. Non c'è qualcosa prima da prendere qui in giro, eh? Non vorrei perdermi collezionabilini qui sulla barca. Can you do something about them? I'll look. Qui non sembra esserci nulla. Vai, Arnaud, fuori dalle balle, grazie. Perché ti sei abbassata a caso, va bene? Andiamo a prendere questa ancora. It's not light. It's an anchor. It's made to anchor. Cioè, al contrario. It's stuck. Sophia, I think they've blocked the anchor. Oh, bastards. Go to that pontoon with the crank. It controls the chain. C'è anche questa parte qui, sinceramente. Boh, cioè, era così necessario mettere una parte in cui dovevano liberare l'ancora? Che tra tutto? Sì, dovremmo tipo usare la scala, no? Ah, ok, i ratti. Allora. Iniziamo a far così. Poi così. Buono.
Good shot. Safe to go. Sophia doesn't seem to like you much. It changes with the wind, but she owes me either way. What for? For not killing her when I was ordered to. I see. Rottamini. That chain is blocking the anchor. Come on! There's a counterweight with the lock. I can break it then. E che palla ogni volta che devo far così. Vai, tutto tuo. That's my job. Cioè anche questo qua appesantisce un sacco, questa meccanica qui appesantisce un sacco il gameplay. Fai in modo che io non possa interagirci direttamente, così almeno capisco subito che devo mandare il mio compagno e non perdo tempo ogni volta a fare questa cosa. Cioè bastava così poco per rendere molto più leggero questo gioco. Then let's make sure he gets there. Oh, he will. Amicia, are we leaving? Yeah. Hey, what did I say? Go back inside the cabin. Yes, Captain. Let's finish with this anchor. Forza. Let's get up there. We're so close. I'll take port side. Right. I'll take the other one. When va bene. Qua. All right, go. Yes, we're doing it. We're leaving this place. What? The sail is not deploying on my side. Well, it should. Sophia, come. What now? Those assholes tied up my sail? Then let's untie it. We don't have time to go up there. I could try to cut it. Yes. Get on the starboard pontoon. You'll get a better angle. Just don't damage the sail. No, ragazzi, non ci siamo proprio con questa sezione di gameplay. Non ci siamo proprio. Mi spiace. Questa è una cosa che non ha alcun senso desistere. In un gioco come questo. È proprio un allungamento di brodo inutilissimo, perché tanto il gioco è già lungo. Quindi non capisco davvero. Cioè, tutta questa sezione qua che abbiamo fatto partire la barca. Prendi la tagliano, non cambia nulla nel videogioco. Amicia, we're sailing! We're in the sea! For real! Perfetto, abbiamo anche completato il capitolo 7. Sentiamo cosa ha da dire a Missia in questo momento. Parla con gli altri nella missione, ma missione che faremo nel prossimo video, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!